Benvenuti, cari follower, se le previsioni che abbiamo condiviso con voi più di 10 giorni fa sono corrette al 100%. Vi abbiamo detto molto tempo fa che il caldo finirà dopo il 26 luglio, ed è quello che accadrà. E le aspettative sono meravigliose e indicano una massa gigantesca e freddissima che colpirà l'Italia. Ciò conferma la credibilità di questo canale. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di condividere questo video e la gioiosa notizia con tutti i tuoi amici che amano il freddo e il clima invernale. Quindi tutti i modelli digitali globali confermano il ritorno del freddo molto freddo verso l'Italia, a partire da mercoledì 26 luglio 2023 nelle regioni settentrionali. Quindi, questa aria fredda raggiungerà le regioni centro-meridionali, a partire da giovedì 27 luglio 2023. Con il ritorno del maltempo verso alcune zone. E le temperature scenderanno drasticamente di oltre 15 gradi rispetto ai giorni scorsi. Farà freddo di notte, temperature diurne piacevoli e rinfrescanti. Ciò è dovuto all'ingresso di una massa d'aria molto fredda proveniente dall'Europa nordoccidentale, sostenuta da aria fredda polare. Questa massa fredda spingerà con forza verso il bacino occidentale del Mediterraneo. Spingerà l'anticiclone africano verso il bacino orientale del Mediterraneo e verso la regione dell'Asia Minore. Da qui la fine dell'ondata di caldo in Italia e il ritorno del fresco e del fresco, a partire da mercoledì 26 e giovedì 27 luglio 2023. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.